all'interno di questa tensostruttura, alle mie spalle, che si è appena conclusa la conferenza stampa del comune di Fiumicino per parlare dei contagi all'interno della popolazione studentesca, appunto, del comune. Però c'è da dire che questa tensostruttura alle mie spalle anch'essa è una notizia, perché a breve diventerà un hub regionale che andrà ad alleggerire l'hub dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Mercoledì le inauguriamo insieme all'assessore Alessio D'Amato e la ASL, ovviamente, Roma 3, e il presidente nazionale delle Misericordie, Gianni, il dottor Gianni, verrà gestita dalla Misericordie per i tamponi molecolari e non solo tamponi molecolari. Allora, lei invece oggi ha voluto parlare, ci ha voluto dare dei dati importantissimi, uno screening, diciamo così, che il Comune di Fiumicino si è sentito di fare prima dell'inizio delle attività scolastiche. Sì, volevamo capire innanzitutto se c'era la necessità di un provvedimento restrittivo per le scuole. Lo screening che abbiamo fatto sabato e domenica, invece ci ha portato a risultati certo importanti, però non così importanti per arrivare a chiudere le scuole, perché complessivamente noi abbiamo fatto tamponi per 916 ragazzi delle scuole, solo 83 per fortuna sono risultati positivi, e il dato più alto soprattutto della fascia di età da 7 ai 10 anni, che sono quasi il 50% di questi 82 ragazzi che abbiamo trovato positivi. La cosa più significativa è quella che la popolazione invece, diciamo della fascia lavorativa, quella attiva, compreso gli insegnanti, noi per esempio dai 150 insegnanti che noi abbiamo di scuola materna e asili nido, abbiamo il 13,33% sono positivi. Il vero problema non sono i ragazzi positivi, non sono i bambini delle scuole, ma il vero problema sono gli adulti che forse, magari con un po' più di coscienza e anche con un po' più di attenzione, con molta probabilità magari riusciamo a tenere maggiormente sotto controllo la situazione.